Sempre IFA 2018, sempre Berlino, ci troviamo qui allo stand di Chewy, come potrete notare alle mie spalle, dove sono stati presentati dei prodotti direi alquanto interessanti. Uno tra questi è un notebook, adesso lo vedrete, parliamo dell'Abook SE. Gli altri due invece sono due mini PC, di cui uno decisamente interessante perché dedicato al gaming. Interessante anche nel prezzo, che non è contenuto, ma insomma, viste le specifiche, riesce ad offrirci tanto. Adesso ne parliamo meglio. Il primo prodotto che andremo a vedere è proprio il Labbook S, un notebook che è realizzato in metallo per quanto riguarda sia la parte esterna che la parte interna, quindi anche qui sulla scocca, come potrete vedere un pochino flat, ma insomma nemmeno troppo. La tastiera invece ha una buona corsa e come vediamo se riesco a farvela vedere. E come potrete appunto notare, ha delle cornici veramente molto fine. Diciamo che esteticamente è molto accattivante questo Labbook SE, ovviamente, per appunto il suo design. Anche questo colore canna di fucile, se non erro, poi i miei amici più fissati con i colori magari mi sapranno correggere, è veramente molto accattivante. Parlando invece del display, abbiamo un pannello da 13.3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, il formato, vediamo un po', devo farmi mettere la password, no, è Chewy, vediamo se sono abbastanza hacker da indovinarlo, che era piuttosto semplice. Dicevo, formato 16 noni, mentre al suo interno abbiamo una CPU Intel Gemini Lake N4100, quindi con un chipset a 14 nanometri, un quad core ovviamente. Andiamo a vedere le altre informazioni. Ovviamente al suo interno è presente anche Windows 10 in lingua inglese, quindi potremo tranquillamente impostarlo in italiano successivamente, mentre la tastiera ha layout sempre americano, quindi potremmo sì cambiare l'impostazione di sistema, ovviamente lì servirà un po' di memoria con la tastiera italiana, oppure possiamo attaccare tranquillamente degli sticker sulla parte superiore. Comunque la memoria RAM è da 4 GB, mentre la memoria interna è da 32 GB e MMC, ma c'è anche una memoria da 128 GB, un SSD. Mentre inferiormente, a parte vi faccio vedere il dettaglio della scritta Chewy che si retroillumina, comunque nella parte inferiore potrete anche notare che abbiamo la possibilità di espandere la memoria con una M2 SATA, quindi perfetto anche sotto questo punto di vista, visto che anche gli altri notebook abbastanza, diciamo, economici che abbiamo visto nelle ultime nostre recensioni presentano questa possibilità. Sul lato sinistro abbiamo una porta USB con la porta per la ricarica e una, ecco, vediamo se la camera ci aiuta qui, una mini HDMI, mentre sul lato opposto abbiamo la possibilità di inserire, vediamo se riesce a mettere a fuoco, ecco qui, la possibilità di inserire una micro SD, e abbiamo il mini jack e un'altra porta USB. Questo prodotto sarà disponibile a circa, se non sbaglio mi ha detto $300 se non vado errato, e magari non vediamo l'ora di proporvelo in una nostra recensione. Ed eccolo qui uno dei prodotti penso più interessanti che troviamo qui ad IFA, almeno per quanto riguarda lo stand di Chewy, ovvero il Chewy iGame. Questo è un mini PC realizzato interamente in metallo, infatti devo dire che la realizzazione è piuttosto buona, tranne questa parte che magari è in plastica. Qui abbiamo le varie ventoline e devo dire che insomma non pesa troppo, è abbastanza leggero per le sue dimensioni. Insomma, abbiamo diverse porte sulla parte posteriore, ovvero 4 porte USB, 4 porte HDMI che ci consentiranno quindi di attaccarlo a 4 monitor con la porta Ethernet e un'altra porta USB, mentre sulla parte frontale abbiamo la Thunderbolt e il tasto di accensione. Quali sono comunque le specifiche di questo prodotto veramente interessante? Abbiamo un Intel Core i5 di 8ª generazione ed una GPU Radeon RX Vega MGL HD630, 8 GB di memoria RAM che però possiamo espandere, infatti troviamo la possibilità di espandere la RAM, così
come la ROM. Qui sono 128 GB, ma possiamo espanderla fino a 2 TB sempre con M2 SATA. Presente il dual band Wi-Fi, quindi in 2.4G e 5G, abbiamo poi Windows 10 con supporto anche all'interfaccia multipla, quindi multi Windows. Il prezzo che ci è stato detto, inizialmente questo è stato rilasciato per Indiegogo, prossimamente arriveranno sul mercato insomma normale, e il prezzo è di circa $1,200, quindi un prezzo decisamente importante per un prodotto che ci offre delle buone specifiche tecniche sicuramente. Adesso guardiamo anche il G-Box. Per quanto riguarda quest'ultimo, abbiamo un Intel Gemini Lake N4100 con Intel Graphics 600, 4 GB per la RAM, 64 per la memoria interna, ma possiamo espanderla tramite SSD fino a 256 GB. Vediamo se mette a fuoco la macchina, eccolo qui, oppure tramite SATA fino a 2 TB, scusate. Per il resto queste sono le porte presenti, abbiamo Type-C, 2 USB 3.0 con la possibilità anche di inserire una micro SD, tasto d'accensione con LED di stato, mentre dalla parte opposta abbiamo il tastino per il reset, l'ingresso per la ricarica, una porta VGA, un HDMI, LAN e due porte USB 2.0, scusate, oltre che l'ingresso mini jack. Design abbastanza accattivante per questo mini PC. E cosa non vi ho detto? Per quanto riguarda la connettività, abbiamo sempre Wi-Fi dual band e al suo interno è presente Windows 10. Quindi insomma, queste sono le specifiche salienti di questo prodotto, che sarà disponibile a un prezzo che si aggira attorno ai $200. Per questo video ragazzi è tutto, un saluto da Leonardo per gizchina.it.